Prima della gara viene premiato con una targa e una maglia celebrativa Vincent Tawà, una vecchia gloria del calcio iserniano. Tawà che con i suoi gol contribuì nel 2003 alla promozione dell'Isernia in Serie C. Pubblico numeroso con buona presenza di tifosi giunti anche da Teramo. La bella squadra mirata contro il Senigallo a fermo prova a reggere l'urto della blasonata Teramo. Al primo perrone si becca l'ammonizione che finirà per condizionarlo per tutta la gara. Al quinto il Teramo reclama un calcio di rigore, per l'arbitro tutto regolare. Al dodicesimo punizione di Cascio dai 30 metri che Di Giorgio blocca in presa bassa. Il Teramo comincia a prendere le distanze e gioca maggiormente sulla fascia destra dove l'Isernia è molto vulnerabile. Al ventesimo da un assist di Esposito Pavone di testa sfiora il gol. Nel momento migliore del Teramo la squadra di casa passa in vantaggio al ventiquattresimo con un tiro di rara bellezza del giovane Antinucci. L'Isernia sulle ali dell'entusiasmo spinge in avanti. Al ventisesimo Cascio serve magistralmente Di Filippo che distinto tira al volo ma c'è una deviazione di un difensore del Teramo. Mister Pomante detta regole certe ai suoi e i maggiori pericoli vengono dall'out destro con Pavone che fa il bello e il cattivo tempo. Al ventottesimo Galesio da buona posizione di testa spreca una facile occasione. Dopo un minuto ancora lo scatenato Pavone a spaventare Cocchiarella di testa. È il preludio al gol, De Gidio viene atterrato in aria da Perrone. L'arbitro a due passi è calcio di rigore e Galesio a realizzare dagli 11 metri spiazzando Cocchiarella. L'Isernia accusa il colpo e sbanda paurosamente. Al 37esimo un pasticcio difensivo dell'Isernia permette agli ospiti di raddoppiare. Babba commette una grossa ingenuità con un retropassaggio imperfetto. Pavone si fionda sulla palla come un falco e realizza il secondo gol. Una leggerezza che costa cara all'Isernia che al 40esimo prova a reagire con un gran tiro di Di Filippo deviato da Di Giorgio. Allo scadere del primo tempo il Teramo realizza il terzo gol. Sugli sviluppi di un angolo Cocchiarella non è impeccabile in uscita e per l'esperto Galesio è un gioco da ragazzi mettere in rete con un preciso colpo di testa. È il terzo gocciolone di un temporale che l'Isernia ha subito per suoi demeriti. Nella ripresa mister Farrocco cambia due terzini, entrano Francese e Del Bianco al posto di Pettorossi e Pellegrini. Al dodicesimo bel dialogo tra Ercolano e Cascio che tira alto, ma è sempre sull'out destro che l'Isernia soffre. Al 14esimo Pavone sfila via e mette un invitante cross per Gentile che grazie a Cocchiarella con un tiro da dimenticare. Al 19esimo Di Filippo è atterrato in area di rigore, ma l'arbitro tra le proteste generali fa continuare. Pomante prova a mischiare le carte ed effettua due sostituzioni immettendo nella mischia Messori e Touré. Il Teramo con una difesa 5 impenetrabile con Cipolletta, Brugarello e Thiago Menna sugli scudi. Pomante mette la marcatura uomo di Cascio con il neo entrato Messori che lo segue come un'ombra, spegnendo in tal modo l'unico faro della squadra biancoceleste. Al 34esimo mister Farrocco prova la carta a Bainotto al posto di Perrone e la squadra diventa un 3-4-3. Al 35esimo Di Filippo ancora una volta colpisce di testa ma in modo debole. Ma il Teramo a 5 minuti dal termine a sfiorare il quarto gol con Touré che evita il portiere in uscita ma il suo tiro è deviato sulla linea di porta da Jimenez. Ma Touré proprio allo scadere si fa perdonare grazie a un'errata concezione difensiva realizzando il quarto gol. Termina così una gara in cui i biancocelesti hanno affrontato a viso aperto il Teramo ma i tre grossi errori individuali nel primo tempo le costano caro e in questa categoria purtroppo i regali agli avversari non si fanno. Il Teramo con la vittoria restituisce il sorriso ai suoi tifosi. Sì, io penso di sì, nel senso io l'ho vista come togliamo l'ultimo gol a tempo scaduto eccetera, io l'ho vista come una partita decisa da alcuni episodi. Degli errori nostri, per carità, degli errori nostri che ci hanno fatto perdere la partita di fronte a una squadra molto ben organizzata e che sapeva il fatto suo, esperta, ben messa in campo, che non ci ha perdonato niente. Sì, forse un vantaggio che è arrivato troppo presto e ovviamente da rivedere la gestione nel finale del primo tempo. Sicuramente è stato un gran gol di un ragazzo su cui noi puntiamo tanto perché comunque è un nostro 2007, ha fatto un gran gol, ha giocato tutta la partita con grande personalità, anche l'altro Ander ha giocato bene, l'altro 2007, ma in ogni caso
un gol che faceva ben sperare, perché lì l'equilibrio è stato quello, ma la rottura dell'equilibrio, vorrei dire, è stata il rigore. Rigore che ci ha demoralizzato, non lo so, ci ha messo un po' in difficoltà. Quindi pareggio su rigore e abbiamo perso un po' di giri, siamo andati un po' fuori giri e questo si paga. Presidente, nota positiva di oggi comunque, grande pubblico, grande entusiasmo, si è creato un bellissimo ambiente intorno a questa squadra. È questo che bisogna mantenere, la gente comunque è stata vicina alla squadra oggi nonostante la sconfitta, si è capito che questo è un patrimonio della città in questo momento da tenere davvero con molta accortezza. Sì, sì, io sono molto contento, io avevo un po' di, diciamo, un po' di dubbi e un po' di timore perché per la concomitanza con un altro evento molto importante qui per Isernia. Però ecco la presenza di un pubblico numeroso e caldo e anche devo dire nemmeno troppo severo, diciamo, a fine partita, mi ha fatto grande piacere. Io e anche diciamo devo confessare che mi inorgoglisce perché si vede che stiamo lavorando bene. Ecco, in molti guardavano anche la differenza di budget che c'era in campo tra le due squadre, che non è sicuramente da non tenere in secondo piano, visto anche il risultato, insomma il Termoli schierava giocatori importanti, di nome, con ingaggi molto alti. L'Isernia sta facendo quello che lei si aspettava fino a questo momento, in base anche a come ha costruito la squadra? Ma noi abbiamo costruito la squadra con un budget, col budget che abbiamo, cercando di indovinare dei giocatori in alcuni ruoli chiave, giocatori da lanciare, giocatori di esperienza che credono nel nostro progetto. Sicuramente altre piazze sono più esperte e sono più attrezzate, ma noi piano piano cerchiamo anche di lavorare bene, insomma. Presidente, ma secondo lei se dovesse fare un piccolo rimprovero alla squadra oppure al mister che probabilmente qualcosa sbagliato nelle sostituzioni pure, secondo lei c'è da dire qualcosa? Ma io quello che devo dire al mister, io non amo mai né fare la formazione né criticare quella che è stata fatta. Sicuramente c'è da riflettere su alcuni aspetti, sicuramente gli episodi ci hanno condannato, c'è stata anche qualche leggerezza e qualche errore sia di posizione che di ruolo, sono sicuro, e non mi piace dirlo apertamente, ma oggi qualcosa non ha funzionato. Mister, innanzitutto complimenti, un Teramo che per la seconda volta ha messo in difficoltà l'Isernia dopo la partita di Coppa Italia, una partita tatticamente quasi perfetta da parte vostra, avete sfruttato ogni errore, nulla da dire oggi sulla supremazia della vostra squadra. Oggi abbiamo fatto una grossa partita, la migliore di questo campionato. Diciamo che i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che abbiamo provato in settimana dal punto di vista difensivo, dal punto di vista offensivo. Oggi veramente abbiamo dimostrato di essere una squadra forte perché anche poi nel secondo tempo con il risultato acquisito abbiamo gestito la grande la gara, soffrendo il giusto. Con una squadra che fino ad oggi aveva subito le ultime tre partite 0 gol, subiva poco, non di gol ma anche di occasioni. Mettere in difficoltà una squadra organizzata come l'Isernia a noi c'è una grande forza, ci fa capire la nostra veramente, la qualità che abbiamo, la possibilità che abbiamo, perché abbiamo veramente grosse possibilità di fare bene. Però adesso non dobbiamo essere contenti per questa vittoria, però da domani dobbiamo pensare subito alla partita di Ancona, perché adesso ci aspetta un trittico veramente di gare importantissimo. Ecco, mister, l'Isernia ha sofferto tantissimo sulle fasce, era studiato questo, attaccarla magari sul lato più debole dove giocano gli under che sono un pochino più inesperti per la categoria? Ma sì, ma questa è una nostra idea di gioco, lavorare sempre dentro con i mediani per poi entrare negli ultimi 30 metri esternamente con i quarti e con i tre quarti. Noi abbiamo qualità, il nostro modulo è quello, il 3-4-3, quindi è normale che sulle fasce quando giochi con una squadra che gioca a 4 li può mettere in difficoltà, però oggi sono stati perfetti tutti, dal portiere fino all'ultimo che è entrato. Oggi hanno fatto prendere una grossa prova, non si può dire niente alla prova di oggi a questi ragazzi. Cosa è cambiato, mister, dall'inizio della stagione con questa vittoria? Ci siamo un po' sbloccati mentalmente, oggi si è visto, oggi i ragazzi prende anche su un campo non bellissimo, hanno provato a giocare a calcio, hanno provato a partire sempre da dietro, hanno creato tantissime occasioni e diciamo oggi sono divertiti, ma hanno con tutto il rispetto dell'Isernia, ma perché veramente
ci hanno messo veramente una voglia importante, si è messa in pratica tutto quello che si è preparato una settimana, ma tutto quello che stiamo facendo da 2 o 3 mesi a questa parte. Non deve cambiare nulla, non dobbiamo mollare, io l'ho detto ragazzi, noi non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo sempre pretendere tantissimo da noi stessi, a livello singolare e poi nel collettivo, e questa squadra lo sta capendo, però adesso giusto festeggiare questa sera, giusto festeggiare domani, da martedì subito testa all'Ancona, che è una squadra veramente forte. Quello che ci voleva, insomma, per affrontare il trittico che vi attende, ma insomma, maggiore efficienza soprattutto nel reparto avanzato, forse quello che era mancato nella prima giornata, dove comunque la prestazione c'era stata. Sì, sì, è vero, è detto giustissimo, noi le prestazioni, al di là dei risultati negativi, le prestazioni sono state. Però oggi veramente i ragazzi sono stati perfetti, ma al di là delle prossime partite da affrontare, noi dobbiamo essere bravi a lavorare partita dopo partita, perché vedete che ogni domenica ci sono sempre dei risultati a sorpresa, nessun risultato è scontato, quindi le partite te le devi giocare dal primo fino all'ultimo minuto, non devi mai sottovalutare l'avversario, devi sempre rispettare e giocare sempre al massimo dell'intensità e della cattiveria. Sì, ricordiamo, eravate anche orfani di un difensore come Pepe, ho approfittato insomma per scambiare qualche battuta con lui all'intervallo e rimarcava proprio questa questione. Sì, ma noi ti dico, sono 3 mesi che lavoriamo bene, i ragazzi lavorano benissimo. C'è stato un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, non delle prestazioni. È normale che una volta che vinci poi ti sblocchi pure mentalmente e ti viene più fiducia. Quando non vinci vuol dire un po' di sfiducia sale, perché giustamente non credi nei tuoi mezzi. Invece noi, ripetendo le partite, tutte le partite le rivedi, capisci veramente che fai bene, però... Ripeto, non bisogna mollare, secondo me questa squadra ha ampi margini di miglioramento, deve migliorare tanto dal punto di vista difensivo, dal punto di vista offensivo, perché è formata questa squadra, ma al di là di Pepe, di Ciccio Esposito, di Luis Galesio, è formata veramente da giovani veramente forti, con poche esperienze in Serie D, però che veramente hanno un futuro importante dalla loro parte. Sì, vabbè, eravamo meritato di vincere la partita, noi avevamo trovato il gol, anche se non stavamo facendo bene. Tutti i duelli li vincevano loro, un po' fisicamente forse li abbiamo sofferti, loro sono una squadra esperta, hanno gente di categoria e certo poi è un campionato dove gli episodi contano e purtroppo siamo stati un po' disattenti dopo il gol, c'era un po' di scoramento, però non possiamo permetterci poi di regalare la partita in quella maniera, dobbiamo stare compatti, aspettare che passi il momento e poi reagire. Sì, per quello che è il vostro percorso di crescita, quanto può far bene questa sconfitta? No, ma le sconfitte alla fine, se uno le interpreta nella maniera giusta e reagisce nella maniera giusta, fanno sempre bene, perché devono essere sicuramente motivo di crescita, forse più della vittoria. Le vittorie forse ti fanno un po' sedere sugli allori, invece quando uno perde ci sta poi di analizzare le partite, di capire dove si è sbagliato e come si può far meglio, però voglio dire, le sconfitte ci stanno, poi meglio magari prendere 4 gol tutti in una volta che 4 gol in 4 partite diverse, quindi ci sta, ma ci rialzeremo alla grande e sicuramente sapremo reagire. Ecco mister, quali sono state le difficoltà più grosse dal punto di vista tattico? Avete sofferto molto molto sulle fasce, tant'è vero che poi hai cambiato i 2 stadi, l'hai cambiato alla fine del primo tempo. Era prevedibile un'aggressività del Teramo in quella zona del campo? Il loro mister ha detto che è stata studiata proprio così. Sì, noi sapevamo che loro con i loro 3 quarti venivano stretti per poi liberare l'esterno loro, però l'avevamo preparata andandoli a prendere alti, rompendo forte la linea, poi con Babba che veniva dentro a ricomporre. Purtroppo non siamo riusciti a leggere quella scalata in avanti e poi voglio dire, sì, quando perdi tutti i duelli, l'uno contro uno, è poi giusto che soccombi, però ci sta, voglio dire, il Teramo è una squadra che comunque è costruita per i primi posti, noi abbiamo fatto la partita forse un po' sottotono e così è. Ecco, secondo te la criticità maggiore che avete trovato qual è stata oggi, al di là di quella di cui abbiamo già parlato? I duelli fisici, fisicamente loro ci hanno sovrastato oggi, proprio nei duelli, nell'uno contro uno non siamo riusciti a prenderli, soprattutto sugli esterni. I 2 o 3 quarti oggi non siamo riusciti a leggerli molto, quando rompere, quando stare compatti, e ci hanno messo in grosse difficoltà. Poi ripeto, la partita era girata a nostro vantaggio e poi purtroppo però abbiamo commesso delle grosse ingenuità, soprattutto in occasione del secondo gol non si possono fare questi regali, però
ripeto, è stato un contraccolpo psicologico abbastanza evidente dopo l'1-1, forse un calo di tensione così in negativo che va un attimino rivisto. Eh sì, ci dobbiamo lavorare, perché era successo anche ad Ancona, che preso un gol, abbiamo preso subito un altro. Ci sta, purtroppo ci vuole un po' di esperienza in questa categoria. Dobbiamo in quei momenti stare compatti, ripeto, far passare il momento e poi rioffendere. Forse la difesa non ha funzionato oggi, perché la vostra era una squadra che da 3 giornate non subiva reti, oggi ne ha subite 4. Sì, però voglio dire, si difende in 11, si attacca in 11, ormai il calcio moderno non è che si fanno... Sì, è chiaro che poi il reparto è magari quello che salta più all'occhio, però... Non è stato un problema del reparto difensivo, e non siamo stati compatti, non abbiamo secondo me letto bene i momenti della partita. E questo Teramo cosa dice? Dove può arrivare? Lei dice una squadra costruita per i piani alti finora ha avuto un impatto non felicissimo però con questo campionato. Ma il Teramo secondo me è una squadra ottima, nel senso che ha dei giocatori importanti, è una squadra che poi è molto solida, al netto della sconfitta di Fossombrone mi sembra che poi il percorso è stato... un percorso secondo, diciamo, i suoi standard. Oggi hanno trovato questi gol, hanno grosse individualità davanti e dietro sono molto, diciamo, compatti, e secondo me è una squadra che arriverà nella parte sinistra della classifica. Facundo Cascio, allora arriva una sconfitta anche abbastanza pesante contro il Teramo, oggi avete trovato davvero tante difficoltà contro questa squadra, cosa avete sofferto particolarmente? Sì, oggi abbiamo iniziato bene, anche vincendo 1-0, e poi niente, abbiamo preso il gol sul rigore e subito dopo abbiamo preso il secondo gol, penso che quello mentalmente ci ha ucciso, poi la partita è diventata tutta in salita, però è andata così. Ecco, è sembrato a un certo punto dopo l'1-1 avete avuto un piccolo crollo psicologico, l'errore di Babba, l'altro errore sul calcio d'angolo, la mancata uscita del portiere, tutti i gol sono venuti da disattenzioni personali, avete subito un po' troppo forse la pressione oggi a un certo punto della partita? Sì, non so se la pressione, però quando abbiamo subito il primo gol ci siamo un attimo sconcentrati e contro queste squadre in questo campionato... Se molli un attimo mentalmente sei morto, infatti abbiamo preso 2 gol subito, quindi dopo è diventato molto difficile. Ecco, domenica prossima si va in casa della prima della classe, il Chieti, come si riparte dopo una sconfitta così? No, dobbiamo ripartire lavorando forte, cioè per noi c'è stata sempre così, in settimana lavorare per affrontare ogni partita. E niente, dobbiamo ora lavorare più che mai e stare concentrati sulle partite che vengono. Oggi grande aiuto da parte della tifoseria, vi sono stati vicini anche alla fine nonostante la sconfitta. Sì, ormai stanno sempre loro facendoci, stanno sempre dietro, quindi noi siamo molto ringraziati da loro. Ecco, a un certo punto della partita sei entrato in gioco, venivi a recuperare palla per impostare, poi il mister avversario ti ha marcato uno per tutto il secondo tempo. Hai trovato grossa difficoltà dopo quella fase finale di primo tempo dove sei uscito un po' alla distanza? Sì, cioè, scendevo un po' a prendere un po' la palla, però non penso che sia quello il problema nostro. Penso che noi dobbiamo ancora lavorare e stare più che altro... concentrati mentalmente e non ci dobbiamo disperare, dobbiamo stare tranquilli, lavorare, è lunga e quindi niente, sono passate 5 partite e è ancora lungo. Facundo, a un certo punto del secondo tempo hai avuto un po' da ridire con l'arbitraggio, l'abbiamo visto più volte e contestavi le sue decisioni, secondo te l'arbitraggio non è stato all'altezza? No, sono cose che non mi piace parlare, cioè non posso, non devo e non so chi per parlare dell'arbitro. Penso che lui ha fatto quello che le sembrava giusto per lui e niente, mo quello non si può cambiare.